Sì, questa figlioli è della meravigliosa energia instabile. Che bel cielo, ragazzi, quest'oggi. Dimmi che sei veramente tanto più grande. Va che luce che non fa la nuova torcia. Preparatevi allo sprint. No. Troppo. Ah! È molto rapida a riparare l'auto. Oh mio Dio, è tanto corrosiva. Aspettate, volevo solo fare una scansione. Pezzente, ridammela la mia portiera. Rosso e oro direi che si sposa abbastanza bene. Poi sono daltonico come la merda. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Pacific Drive. Figlioli, lo so, sono passati una marea di giorni, vi chiedo perdono, ma ho una valida motivazione. Purtroppo il mio salvataggio ha un problema. Ho beccato un bug che mi ha bloccato un aggiornamento del garage e sto aspettando che gli sviluppatori sistemino il tutto. Nel frattempo possiamo comunque andare avanti, non dovrebbe darci troppi problemi. Allora, io sono già ritornato dal viaggio che abbiamo affrontato lo scorso episodio nelle paludi. Voi lo dovete ancora vedere, quindi vi lascio con la parte di video e noi ci rivediamo fra 12 minuti. Ed eccoci arrivati nella palude. Ok, che faccio? Seguo i tubi come al solito? Da questo punto in poi, ragazzi, è tipo tutto nuovo. Ah, a quanto pare gli scienziati si trovano da questo lato del muro. Ah, stanno comparendo adesso la strada e tutto il resto. Ok, non aveva caricato la mappa. Sono partito a in bombazza io. Yehey, eccoci qua fuori ed è pieno zeppo di radiazioni, non mi ero accorto. Ok, mi hanno detto che dobbiamo portare il segnale della signorina. Le uova sono queste? Ah, le uova le stavo cercando in effetti. Ah, oh, no, aspetta, no, non dropparmi questo. Ridammi in mano questo. Perfetto, come faccio a prendere le uova? Come faccio a prendere più uova? Ah, perché sono grosse e non ci stanno nell'inventario, ok. Buono sapersi, aspetta un secondo. Maledette radiazioni. Ok, ora il mio inventario è decisamente molto ma molto più vuoto. Cos'è quella roba laggiù? Ok, non so perché ma il gioco mi costringe praticamente a tenerle in mano. Se tengo premuto E, nonostante io mi stia riempiendo di radiazioni, vedete che il loro numero in basso a sinistra sta aumentando considerevolmente. Me ne servono tipo una settantina e più. Oddio, là davanti è che è pieno zeppo di robe strane. Ah, ma è un'anomalia questa. Qualcosa che ti fa tossire. Che bella cosa. Ok, ormai mi faccio tutto il giro della zona a piedi. Questa è una sfera. Una sfera gigante, dice il gioco. Però mi piacciono veramente troppo le auto. Sta cosa mi preoccupa. Probabilmente potrebbero anche riuscire a danneggiarla, perché se notate bene queste auto hanno un effetto molto ma molto sciolto. E poi non dite che non vi porto da nessuna parte, ragazzi. Guardate quanto non sono belle queste paludi. Per nulla pericolose. Ma no, assolutamente molto tranquille. Ok, devo fare una prova. Quelle suddette sfere sono esplosive? No, non gliene potrebbe fregare di meno del sottoscritto. Ok, grazie. E 60. Ok, 60 sono più che sufficienti. In verità per una delle modifiche me ne richiedevano tipo 200 e passa. Non vorrei dire una cavolata, quindi yehey. Allora, scarichiamole tipo tutte qua dentro. Vai, devo liberare appena possibile l'inventario. Vediamo di recuperare un po' di vita, bravo. Usami anche un bel kit medico. Allora, se dobbiamo stabilizzare il segnale, dobbiamo come prima cosa andare lì. Quello che ho capito. Bene, impostiamo direttamente noi la direzione. Per la mia grandissima gioia dobbiamo attraversare, oddio, queste cocche di paludi. Ma c'è tipo un sentiero. Ah, posso fare anche il giro, dice gioco. Però io sono anticonformista. In teoria l'acqua non dovrebbe danneggiarci più di tanto. Oh, mi dicono che abbiamo bisogno di benzina. Le auto che ho incontrato fino adesso qua non avevano il serbatoio. O forse dovrei controllare meglio. Dai che ce la fai. Ok, mi pento delle mie scelte di vita. Perché piove. Non ce la faccio proprio per niente. Aiuto. Porca miseria. Che legnata che ho tirato. Ok, credevo di aver fatto fuori il faro. Ah, ok, qui è molto più agibile, vedete? Perché ci sono i sassolini. Tu vai su comunque, non me ne frega niente. Accendi anche i fari che non si vede nulla. Siamo nel cuore della notte. Ok, sfonda. Al diavolo. Entriamo di prepotenza. Yay! Ho preso la strada più rapida. Aspettate un secondo, gente! Sì, lo so che siamo senza carburante. Tecnicamente, noi ci troviamo nella zona centrale. Questo vuol dire... Sì, ora vado a rifornirti! Porca la miseria! Dicevo, questo vuol dire che qui troveremo energia instabile. Oh, ma che meravigliosa notizia. Allora, aspettate che recupero il tanicozzo di carburante che tenevo da parte. Dovrebbe essere più che sufficiente. Questa è l'ultima zona che dobbiamo attraversare, quindi... A posto? Posso anche riempire questo qua sotto? L'ho riempito a metà. Bene. Segnacalo dentro. Do giusto un'occhiata veloce. Wow. Ok. Qua diciamo che non dovrei trovarmi. O quantomeno cerchiamo di non restarci più del necessario. Anni sono stati crudeli. Sì, questa zona è piena zeppa di radiazioni. Salve signora, che fa di bello? Sta lì a fare la turista. E sono contento per lei.
Esci, sento veramente dei rumori orribili. Che voi figlioli non ci avete idea. Probabilmente l'energia instabile, quando noi la rubiamo, genererà molte più radiazioni. Quindi il nostro rischio di avvelenamento è nettamente maggiore. Non lo so, io sto andando di ipotesi, figlioli. Ormai la mia politica è aspettati il peggio e non rimarrai effettivamente deluso o sorpreso in questo caso. Allora, per dover di cronaca, ho trovato l'energia instabile. Si trova laggiù. Se ci andiamo a piedi, la nostra auto non rischia di essere danneggiata. Io mi posso curare, ho 8 milioni di medikit. Pertanto il problema non sussiste. Sì, questa figlioli è della meravigliosa energia instabile. Ok, prendila, prendila, che ci stiamo già cuccando le radiazioni. Vieni qua. Oh oh, oh oh, oh no 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 no, sei una nuova anomalia. Sei una nuova anomalia, ti faccio la scansioncina. Lo shaker si chiama. Oh oh, oh no, oh no 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 no. Cerchiamo di non schiattarci. Ah! Ok, ti butta solo in alto, no, non fa troppi danni. Ok, l'auto è 100... Beh, mi è caduta... Mi è caduta la roba! Ok, lo shaker ti fa... È una mia impressione o stava per sparire? Non vorrei dire una minchiata? Ne sento l'oscuro potere in mano. Non potevo parcheggiare più vicino. Mi dicono dalla regia che qualcosa sta attaccando la nostra auto. È partito tipo un allarme improvvisamente. No! Rompete i maroni all'auto mentre non ci sono. La so, sono tante radiazioni. Oh, che fatica. Porta a casa tutto. Wow, questo è un bel po' di energia. Oh, così posso probabilmente sbloccare un po' di nuove e interessanti tecnologie. La prima è l'espansione dell'inventario della macchina. Questo ve lo garantisco. Wow, le ruote sono rimaste tanto danneggiate. Ah, ecco da dove arrivava la musica che sentivo. Deve essere stata un'anomalia elettrica molto probabilmente. Stavo guardando la barretta sbagliata. Era quella della repair put in basso a sinistra. Sono pirla pure io. No no, ok dai, diciamo che l'auto è genericamente a posto. E da quello che vedo il serbatoio è praticamente pieno per metà. Allora, ops, mi ero accorto, scusate. Sappiamo tutti come andrà a finire. No no no, lascia acceso. E lascia acceso anche i fari. Questa sarà una toccata e fuga e poi la zona si destabilizza. Faccio il big predictone. Big predictone. Ok, ce l'ho fatta a dirlo alla 190esima volta. Attivo questo e mi levo dalle balle. Ditemi che ci ho azzeccato. Sì! Bravi ragazzi, voi intanto divertitevi a chiacchierare. E io mi levo dai maroni il più rapidamente possibile. Vedete che possiamo attraversare la palude? È fattibile o non ne vale la pena? Ormai sono andato in direzione sbagliata. Quindi lo facciamo. Lo facciamo e chi si è visto si è visto. Grazie ragazzi, vi voglio un sacco di bene. Perché queste cose capitano sempre quando sono nella mia più totale. Oh wow, stiamo attraversando la palude. Oh mio Dio di prepotenza. No, i visitatori, i testimoni, i turisti. Ce l'ho dietro, ce l'ho. In pieno ragazzi, in pieno. Me li sono sonoramente presi in quel posto e non mi è piaciuto nemmeno più di tanto. Ok, 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 ce la faccio, ce la faccio. Prima che la zona ci colpisca. Oh, al diavolo, al diavolo, al diavolo. Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Fermo, 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 fermo. Non importa, non importa, non importa. Quanti danni abbiamo subito? Neanche troppi, neanche troppi, neanche troppi. Ho fatto di peggio nella mia vita. Perfetto. Che bel cielo, ragazzi, quest'oggi. Prendi tutto e porta a casa. Prendi tutto e porta a casa. Oh, no, te ti voglio. Te ti voglio. Tieni le mano. Tieni le mano, perfetto. Scaricala dentro, scaricala dentro. Scaricala dentro. Al diavolo, 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 al diavolo. Devo metterla da qualche parte, devo metterla da qualche parte. Ci sta qui? Ci sta! Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, riparti l'avventura. Riparti l'avventura perché la... Oh wow, siamo già dentro la zona gialla? Sì, sta arrivando alla zona rossa. Quella non la vogliamo incontrare. Per fortuna che siamo più protetti dalle radiazioni grazie alla nuova schermatura. Guardate che faccio un po' di giri di M, ma... Posso fare i miracoli nemmeno io? Ce la facciamo, gente. Oh, eravamo partiti con l'auto in condizioni perfette. E ritorniamo, che ammetto avrebbe bisogno di una leggerissima sistemata. Viaggio lunghissimo comunque, credo almeno, non so, 55 minuti. E gioco dice... Oh, ma buongiorno. Da quando compare questo? Questo è molto interessante. 56 minuti e 55 secondi. Oh, mio Dio, non ne voglio sapere più. Nulla, gente, non ne voglio sapere più. Assolutamente niente. Che ci fai tu qui? Allora, abbiamo ancora problemi a parlare con la signorina, eh? Tuttavia i tizi mi hanno detto di recuperare delle informazioni che lei tiene nascoste. Non voglio finire in mezzo alle vostre ai vostri litigi da adolescenti, porca la miseria. Wow. Ha disattivato il sistema di allarme di sicurezza della base, del garage. Ok, quindi mi dicono che ora posso entrare da questa parte. Non mi mettete in mezzo. E cosa c'è dietro la porta numero 1? Non funziona. Ok, ora funziona.
Ho trovato un bagno. Molto ma molto utile, ragazzi. Sono proprio contento che mi avete fatto esplorare. Oh! Ok, gente, direi che abbiamo scoperto cose che non mi sarei aspettato. Questo episodio dovrò dividerlo molto probabilmente. Arc Dock? Dove lo devo installare sto coso? Scusate, aspettate che vogliono che recupero quel cocchio di hard drive. Ma il mio inventario è pieno. E sta roba non la puoi mettere nell'inventario. Dove va messo? Lo devo montare nell'auto da qualche parte? Non, gioco sei stato vago. Mi stai facendo venire ansia. Ah, da quello che ho capito, sto coso è in grado di curarmi e va montato sul tetto dell'auto. Avrei voluto saperlo prima, perché allo stato attuale io non lo posso montare. Devo andare a montare sto video che sono in mega ritardo. Aspettate che mi servono delle lastre di metallo. Oh, qui non riusciamo a combinare nulla. E ora, sprecando un po' di energia stabile, possiamo craftare il supporto per il tetto. Allora, prendi questo. Vai. In teoria possiamo mettere un massimo di 2 macchinari qua sopra. Quindi, intanto questo è il primo. Tuttavia, consumerà un sacco di energia. Se quello che ha detto il gioco è vero. Vabbè, intanto installiamolo. Al momento non ho nulla da mettere qua sopra. Come faccio a installarlo? Gioco sì di una vaghità, vaghezza e tutte cose. È veramente incredibile. Ok, mi è venuto un dubbio. Fatemi togliere l'autoparker. Porca la miseria, non mi dire che sto coso invece va installato sul sedile posteriore. No, non va installato nemmeno qua. Sopra non lo posso mettere. Cosa me ne faccio di questa tecnologia? Aspetta, lo posso mettere qui? Oh! Ah! Ok, non ne voglio parlare, gente. Dov'è il mio autoparker? Dove è andato il mio autoparker? Ok, trovato, scusate, per un secondo credo fosse despawnato. Sono stato colto leggerissimamente dall'ansia. Ok, a posto. Non so come avrò editato questo video, figlioli. Di sicuro avrò tirato uno sfacelo di porchi per farlo. Oh, troppi porchi, troppi porchi. E onde evitare rogne, aspettate che piglio anche quel cocchio di hard disk, così facciamo contenti gli scienziati. E probabilmente glielo dobbiamo spedire attraverso il sistema di posta pneumatica, presumo. Ok, sgnacca dentro l'hard drive, che è il simbolo del floppy, non si sa perché. Ottimo, e... Come faccio, ragazzi? C'è tipo una leva da attivare? Sono un pirla, l'ho messo nello slot sbagliato. Posto! Ok, obiettivo completato, a posto, gente? E come promesso ci stanno riparando le connessioni con la dottoressa. Oh, ora la possiamo sentire. Sì, ma dimmi, te sono finito in mezzo a sti cocchi di stupidi litigi tra di loro. Io non c'entro nulla, porca miseria. Ok, abbiamo una nuova missione. La signorina si è un po' incazzata, dato che abbiamo ficcanasato in mezzo alla sua roba. E ha detto, adesso dovrei lavorare con loro, visto che li hai aiutati. Non la biasimo, in effetti ci avrebbe anche un pochettino ragione, eh. Signorina, mi dispiace. Però guardi che bell'auto. Sembra l'auto di Frankenstein, con tutti i pezzi racimolati e buttati lì. La mia povera bellissima auto. No, però ragazzi, ha un suo fascino. C'è sempre la stellina multicolor che dà quel tocco di gioventù veramente incredibile. Ed eccoci ritornati al presente. Nel frattempo io ho cercato di sistemare un pochettino la macchina, perché dopo il viaggio dello scorso episodio era... Madò, era in condizioni pietose. Ho anche ricraftato la portiera che... mi si è staccata ancora all'inizio dell'episodio. Ma porca la miseria, che sfiga assurda. Ok, ora la macchina è completamente a prova di radiazioni. Beh, quantomeno sarà un cicinino più protetta. Ero anche senza benzina. Per fortuna che avevo riempito il tanicozzo, quello grande più grande. Altrimenti saremmo stati nella M più totale. Ottimo. Ah, ho scoperto una cosa. Se riempi quello sopra non si riempie quello sotto, ma se riempi quello sotto si riempie anche quello sopra. Perfetto, benzina al 100%. Oh, stavo notando inoltre che pian pianino anche il serbatoio principale del garage si sta svuotando. E altresì vero che ci abbiamo fatto 8 miliardi di viaggi, quindi prima che si svuoti completamente della serie ciaone. Gente, abbiamo finalmente l'energia instabile. Oh, meno male che possiamo utilizzare per sbloccare un po' di potenziamenti. Tuttavia volevo anche migliorare l'antenna del nostro garage, che richiede un po' di energia stabile. Non ci sono problemi. Se vi ricordate, abbiamo installato questa antenna ancora nel lontano primo episodio, quindi è giusto dargli una bella aggiornata. Magari non solo ci permetterà di viaggiare più lontano, magari mi sblocca anche qualche scorciatoia. Te lo chiedo in ginocchio, gioco, ne ho bisogno. Weila. Ok, direi molto ma molto più seria, anche se costruita con materiali di fortuna. Bidoncino, come va? Guarda, per me è passata una settimana, forse anche di più. Mi droppi qualcosa di bello. Della repair putty che posso utilizzare molto molto volentieri.
tanta repair putty. Anche se onestamente in questa puntata io volevo craftare la fiamma ossidrica. No, non sto scherzando. Possiamo dire addio a questa poltiglia schifosa e appiccicosa e possiamo iniziare finalmente ad utilizzare metodi più avanzati per riparare la nostra povera auto disastrata. E così non devo sempre consumare tutti i componenti chimici e via dicendo. Senti, lasciala qua per... No, no, scusi, sbaglio tasto, volevo dire lasciala qua dentro. Ok, non mi sembra il caso di sprecare nulla. E tanto che ci siamo, vediamo anche di sistemare un pochettino l'esterno della nostra auto. Mettiamo questa volta le decalcomanie con la striscia nera. E sapete cosa? In realtà volevo anche ricolorare l'auto di bianco per un semplice e valido motivo. Che bel cambiamento in effetti. Voglio dire, quando ci muoviamo la notte non si vede un cocchio di nulla. Pertanto, nelle tenebre, un'auto bianca magari la si riconosce lontano un chilometro. Mi sembra un ragionamento molto ma molto pragmatico. E voilà. Oh, sì, è tanto tanto bianca. Ora sembra più un'utilitaria che altro. Quello che mi fa girare le balle è che non posso togliere le parti rovinate dalla ruggine. Ma porca la miseria, mi piange il cuore. Dobbiamo tuttavia rimuovere il nostro paraurti isolato, perché sapete molto bene che non lo possiamo riparare. E lo sostituisco con un semplice paraurti in acciaio. Ok, il muso dell'auto ha un aspetto decisamente molto ma molto più normale. Però è tutto finalmente al 100%. Oh, sono quasi pronto a ripartire all'avventura, piccola stellina. La poltiglia riparatrice che abbiamo utilizzato fino adesso ha una durabilità di 5, ma se invece sblocchiamo la fiamma ossidrica ha una durabilità di 450. Vedete, ci richiede 80 uova della palude, quindi sì, dobbiamo comunque procurarcele. Però voglio dire, è una stracocchio di fiamma ossidrica craftata sempre con materiali di fortuna e tutte cose. Occupa... quanto spazio occupa? È un po' grandina, eh? Ma sono sicuro che ci darà delle grandi soddisfazioni. Per adesso lasciamola nella macchina. E qualcuno potrebbe dire: Malon, così riempirai l'inventario della macchina. Tranquilli, se utilizziamo praticamente una singola unità di energia instabile, che è tanto, è la metà di quello che abbiamo ottenuto fino adesso, possiamo aumentare la capacità del nostro bagagliaio. Ma prima devo craftare delle lastre d'acciaio. Ecco qua, tanto sono pieno zeppo di metallo da qua fino alla fine dei tempi. E olè, craftami tutte cose. Ovviamente lo dovrò installare io. Dimmi che sei veramente tanto più grande. Di certo è molto più wow. Ok, ora abbiamo un unico contenitore. Non ci dobbiamo più preoccupare che gli oggetti stiano nei singoli spazietti. Oh, gioco, ti ringrazio. Tu non hai idea di quanto tutto ciò mi renda felice. È vero, è vero. La nuova torcia dovrebbe essere un progetto che ora possiamo craftare grazie a 0.4 punti di energia instabile. Sì, la voglio perché mi sono rotto le balle della torcia che utilizza i flare. Allora, a prescindere, io crafto un paio di lampadine perché sicuramente romperà le balle. E il telone disse mi sia... poi ya sta, eccola qua, l'ho trovata. Dicevo, mi sia finalmente craftata la torcia seria più seria. Allora, vediamo di utilizzarla al posto della nostra torcia fatta con i flare. Ancora una volta occuperà molto più spazio, però... va che luce che non fa la nuova torcia! Anche troppo, onestamente. Allora, come dico sempre io, vediamo di finire di utilizzare la torcia vecchia. E... no, spegniti, ciccia. E dopo, casomai, utilizziamo anche la roba quella buona. Posso sbloccare qualche altro potenziamento? Oppure ripartiamo l'avventura? Oddio, a voler fare il caghetta possiamo potenziare la pompa di benzina. Ma sì, dai. Tanto dobbiamo comunque raggiungere zone piene zeppe di energia instabile. Cosa potrebbe mai andare storto? Magari mi si rifornisce anche il tutto. Vediamo un po' quanto sarà tecnologica la nuova pompa di benzina. E... parapapà. Oddio, ma sei brutta come la disperazione. Ma mi aspettavo qualcosa di fatto meglio. Ma... gioco. In realtà non si è riempita, sarà solo più veloce. Vabbè, riparta. Ti voglio bene comunque. E questo purtroppo, ragazzuoli, lo dobbiamo distruggere. Sapete molto bene che non lo possiamo riparare. Vediamo un po' se mi dà le materie prime. Il gioco dice no, l'hai trovato fuori. È già tanto che tu lo abbia trovato. Aspettate che tanto che c'ero. Ho smontato anche tutte le ruote e via dicendo del veicolo qua fuori. Quindi anche in questo caso possiamo riturare in modo tale da ricavarne tutte le materie prime. Voglio dire, è roba gratis. Ah già, la perla. Mi ero dimenticato della stracocchi di perla. Ok, incrociamo le dita che siamo fortunati. All'interno troviamo roba rara, faiga. Oh wow, un sacco di razioni militari. Quella, quanta roba c'era. E vabbè, una marea di batterie. Aio! Non mi ci sta più nulla qua, gioco. Gioco, placati. È che è la perla più fortunata della vita. C'era addirittura della vernice. Ma... la vernice color matcha. No, guardi, non sono molto giapponese. Per fortuna che abbiamo l'aspirapolvere. Sono stato spira altro che la polvere. A posto.
Tra l'altro ho ottenuto anche una modifica estetica. Sword Shifter. Oh Gesù santo, è un cambio a forma di spada molto probabilmente. E quasi mi dimenticavo che possiamo anche craftare il grembiule in piombo, che ridurrà praticamente i danni da radiazioni del 20%. Della serie meglio che nulla, viene equipaggiato in automatico. Potrei anche mettere questi stivali che riducono del 35% i danni da caduta. Va bene, non è un problema. Ottimo, vediamo quindi di impostare la prossima destinazione. Allora, dopo che abbiamo litigato con gli scienziati e wow, la mappa mi pare che si sia estesa veramente un sacco, mi hanno dato una nuova destinazione, dobbiamo andare da quella parte. Tuttavia, io ho bisogno di sbloccare scorciatoie quanto prima. Se andiamo in questa direzione, sarà un viaggio in cui dovremo purtroppo poi ritornare indietro. Però sarà più facile raggiungere questo punto senza dover fare 847 fermate. Qui è dove siamo andati nella parte di video che avete appena visto. Quindi per adesso, come ho detto, sarà un viaggio di servizio, se così lo possiamo definire, sperando di non incontrare troppe rogne lungo il percorso. Sì, ho pensato alla macchina, ma come al solito mi dimentico del sottoscritto. Ok, gente, speriamo di non esserci dimenticati nulla. No, non mi metto a cambiare l'estetica. Aspettate che per me è passata oltre una settimana. Partiamo di notte, vero? 2.48. No, forse starà sorgendo il sole ora che arriviamo a destinazione. Per inciso, ho intenzione di raggiungere la meta il più rapidamente possibile. Allora, come al solito, passiamo attraverso la cara buona vecchia scorciatoia, dove normalmente, per mia fortuna, non capita nulla. Oh, ma buongiornissimo. Ok, il nostro viaggio inizia nel migliore dei modi. Ah, gioco mi ha detto che la macchina... sì, lo sappiamo, per dannazione. Ha alcuni problemucci, ma... o mal solito non mi dice quali siano. Un kit del meccanico, vabbè, li posso craftare. Oh, sta scatenando un bel temporalone, dicevo. Non sto a preoccuparmene più del necessario per adesso. No, ragazzi, non vi mettete a chiacchierare adesso. Scusate, fatemi controllare che non stia arrivando una tempesta, perché mi sembra più arrabbiato del solito. Ok, ripartiamo il più rapidamente possibile. No, è una tempesta normale? Nulla di strano da sto punto di vista. Potrei recuperare forse qualcosa lungo il percorso. Oh, porca la miseria. Ci sono troppe anomalie per essere una scorciatoia. Dovrebbe essere un grande problema. Mi solleverà un attimino. Albero! Porcaccia, la miseriaccia. Ah, ok, tutto calcolato. Ammetto, volevo testarla passandoci sopra con la macchina, non ve lo nego. Zio Pili, tempesta, non vedo nulla. Sto andando in direzione corretta. In teoria sì, non mi fermo nemmeno. Vabbè, lì dentro saremo al sicuro. Porco canaglia. Ah sì, accendere tergicristalli non cambierà praticamente nulla. Va, che fortuna. Un altro camion. M'hai fatto cagare in mano. Dovete smetterla di chiamarmi all'improvviso, dannazione. Aspetta che non vedo praticamente nulla. Torcia? Grazie, molto gentile. No, vabbè ragazzi, guardate quante cocchio di risorse. E questo cos'è? Un kit dell'elettricista. Per adesso non posso ancora craftarlo. Ho trovato una marea di elementi estetici. Porta via tutto, Ciccio, porta via tutto. Il kit dell'elettricista mi sarebbe servito ai tempi d'oro, quando dovevo riparare il vecchio motore. Ma porca canaglia. Ok, gli scienziati stanno ancora litigando, perché uno non vuole più parlare con l'altra tizia, Oppy. E... wow! Un bel temporalone comunque. Porca miseria, non è mai stata così tanto instabile la zona. Aspettate che non ho mai scansionato questo. Perfetto, e... no vabbè, guarda quanta roba estetica. Non so più davvero dove metterla. Sono anche pieno zeppo di cibo. Portavi tutto a sto punto. Un paraurti in acciaio. No, paraurti in acciaio lo dobbiamo portare via con noi. Vabbè che lo posso ricraftare in caso di necessità. Zio Billy, che tempestozza. Ci sta qua dentro? Sì sì, ci sta. Vabbè che tanto è solo un viaggio per sbloccare scorciatoie, quindi non mi fermerò neanche a raccogliere altre risorse. Cioè, a parte queste, perché sono letteralmente in un unico punto, quindi mi sembra stupido non cogliere la palla al balzo. Ok, si riparte, dovremmo essere quasi fuori. Beh, ora lo sappiamo, non possiamo sottovalutare nemmeno le scorciatoie. Cioè, dovrebbero essere tendenzialmente sempre stabili, se dovessi ipotizzare. Però non possiamo mai abbassare la guardia. Ok, siamo arrivati dall'altra parte. Oh no. Allora, sembra che questa volta abbiamo l'anomalia Shocking Speed. E pertanto, se prendiamo la 220, una scossa elettrica, la macchina partirà via a tutta birra. Vabbè. C'è di peggio nella vita. Allora, noi siamo là sotto. Per andarcene da qui non dovremmo neanche necessariamente recuperare dell'energia. Oh, magari mi fermo proprio 5,1 secondi, se non accade nulla di brutto. Gioco, dove poi si trova l'energia? Ok, in questa direzione. Zio Billy, si sta scatenando la big tempesta. Scendo solo io, non prendo neanche la macchina, che rischiamo di danneggiarla. Ed è qualcosa che vorrei evitare. Che ci fate già qua voi altri? Voi non siete mai...
così vicini. Ah, corri, 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 corri. Che succede? Che cos'è quella? L'abbiamo mai vista? Ah, ok, è la zona che si sta destabilizzando pesantemente, dannazione. Ok, ritorna l'autotelone. Wait, 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 wait. Siete in troppi? Siete decisamente in troppi, datemi una calmata. E poi è l'auto. Quel momento imbarazzante in cui il telone ha palesemente sbagliato strada. Come? Come ho fatto a prendere una direzione completamente sbagliata? Aspetta, sniacala dentro. Perfetto, a posto? Come non fosse caduto nulla, via. Madonna, si sta scatenando il finimondo là fuori. E queste strade sono tutte sterrate, peraltro. Che casino, ed è pieno zeppo ovviamente di anomalie elettriche. Oh no. Quelli là davanti, non colpirli, Lonino. Evita la 220. Che si guarda tutte anomalie elettriche. Ma che stracocchio. E ovviamente sono quasi sempre vicini alla strada. Guarda lì. Ma che hanno i turisti quest'oggi? Aspetta. Oh, oh, questo lo pilo in pieno. Questo lo pilo in pieno, è inevitabile. Preparatevi allo sprint. No, 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 no. Troppo, troppo, troppo. Ah. Ok, ok. Col senno di poi avrei potuto evitarlo. Allora, aspettate che mi ha fatto girare su me stesso. Che casino. Non siamo così lontani dal sentiero? Dovrebbe essere letteralmente qua sopra. Ce la faccio? Ce la faccio. Ah, a posto. Come non fosse accaduto nulla, non ho fatto neanche metà della strada. Questa è una delle mappe che odio di più perché è tutto eccessivamente distante. Le strade fanno schifo al cocchio. E adesso ci hanno messo pure la tempesta. E 8000 speed, dove sto andando? Vorrei andare dritto. Dritto, dov'è il sentiero? È tutto caduto qua. Alberi, casini vari. Senti, passo in mezzo alla natura. Chi se ne frega? No, vi giuro ragazzi, avrò schivato qualcosa come 60 anomalie da quando sono entrato all'interno di questa mappa. Ok, strada principale, buongiorno. No, grazie, non voglio accelerare. Abbiamo già dato. Lo faccio? Lo faccio, così giusto per simpatia. Ma sì, dai, non avevo niente meglio da fare. È stata la pessima idea. Sono stati commessi degli errori. Aspetta. A posto, tutto calcolato. No, giuro, non ero in panico, era chiaramente finzione. Ho la vaga impressione che, completando la scorsa missione, abbiamo aumentato complessivamente la difficoltà delle mappe. Perché vi giuro, ogni due metri c'è qualcosa che prova ad ammazzarmi. Allora, datemi mezzo secondo. Ehi, 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 ehi. Oh no, è elettrico. Oh no, è elettrico. Ti prego, ne possiamo parlare, ne possiamo parlare. Ok, gli ho dato la scossa, ma non ce l'ho fatta. La controllo, la controllo. Porca miseria, c'era un po' di piombo che potevo recuperare. Abbiamo anche già consumato buona parte della batteria, ma in teoria la prossima zona, che due maroni, dovrebbe essere quella finale. Allora datemi mezzo secondo che aggiriamo il pericolo, sperando non ci siano rocce o altro. No, ci sono giusto un po' di anomalie là sopra. Oh wow, tempesta in avvicinamento rapido. Ok, per quando arriverà saremo già usciti dalla zona. Volevo solo riparare l'auto appena possibile. Guarda, c'è di tutto in mezzo alla strada. Sì, ce l'abbiamo fatta, gente. Ok, frena, 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 frena. Che purtroppo nella prossima area mi dovrò divertire. Dimmi che sei qui. Ah, fiamma ossidrica ti ho trovata. Adesso sorge il sole. Ma per davvero? Ma vaffanclub, gioco, ma vaffanclub. Ok, datemi mezzo secondo che la inauguriamo. È molto rapida a riparare l'auto. Ma che spettacolo. Adoro la fiamma ossidrica. Assolutamente sì. I miei poveri fari sono stati pesantemente danneggiati. Anche se devo dire che wow, scende molto rapidamente la barretta della fiamma ossidrica. Ah, porco canaglia. E abbiamo già consumato metà serbatoio di benzina. Sto nuovo motore ciuccia veramente troppo. Ok, vediamo di raggiungere la zona finale. Salvo intoppi, vai. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, mi sono dimenticato di controllare lo stato della zona. Completamente passato di mente, ma porca. Cosa sto guardando? Oh no, questo non promette bene. Allora, c'è stabilità perpetua. E se ho capito bene, ci sono anche delle piogge acide. Come piogge acide? E purtroppo io devo recuperare l'energia? Oh no. Ed è anche energia instabile. Ok, questo lo definirei un gigantesco problema? Assolutamente sì. Allora, teniamo gli occhi aperti perché la mia esperienza nella palude è abbastanza limitata. Ci dovrebbe essere qualcosa da queste parti? Dobbiamo controllare in che direzione si muovono le piogge acide. Perché va da sé, danneggeranno continuamente la nostra auto. Ah, si tratta di una di quelle antenne. Facciamo attenzione, no, non ci sono troppe radiazioni là fuori. Ho paura più che altro anche per la mia stessa incolumità. Queste dovrebbero essere semplicemente delle registrazioni standard che aggiungono elementi alla lore del mondo. Ma nulla di più. Ecco qua, si è dentro a posto. Ok, siamo quasi arrivati in prossimità delle piogge acide. Presumo che cominceremo a vedere i danni direttamente sul nostro schermo. Vabbè, ogni tanto andiamo là fuori e ripariamola bene meglio il nostro veicolo. C'è comunque una strada principale della serie, meglio che nulla. Come dico sempre io, leviamo le tende nel minor tempo possibile. Zio Billy, c'è acqua dovunque. Oh oh,
Sì, è pioggia corrosiva? Cos'è sta roba? Aspettate un secondo. Oh mio Dio. Cosa sto guardando? Posso uscire là fuori? Oh mio Dio, è tanto corrosiva. Aspettate, volevo solo fare una scansione. Ma cos'è? Ma mi prendete? Fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare. Oh mio Dio, ma cos'è? Che schifo. È la fine del mondo. Ok, se qualcosa piglia la mia macchina è finita. L'atmosfera è completamente irrespirabile là fuori. Però la macchina non ha troppi problemi. Aspettate, questa è una di quelle seghe circolari. Dovrei fargli una scansione per sbloccare progetti. Oh, zio Billy, che casino. Cattive radiazioni, cattive radiazioni. Forse mi posso riparare sotto quella specie di ponte. Oddio mio. Va tutto bene, Lon, va tutto bene. Ci dovrebbe essere una strada da questa parte. Che casino, volevo anche visitare con un po' più di calma la zona. A cosa mi serve la stabilità? Se non mi posso nemmeno fermare, che casino. Ok, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Canaglia, mi fermo più o meno al centro. E speriamo bene. Porca boiazza. Ok. Dove devo andare? Non lo so nemmeno io. Esco molto rapidamente là fuori. Prendimi il coso, vai. Dove? Ne ha rilevata una in questa direzione. Ok, da quella parte, la vedo. Ok, io corro a prenderla e poi torno indietro. Per mia fortuna sono pieno zeppo di cibo, come non ci fosse un domani. Sta piovendo cose schifose tutto attorno a me. Curati, curati, curati. Sono pronto. Aspetta, fammi una scansione dell'ancora instabile, che non l'abbiamo mai fatta fino adesso. Vai, scappa. Scappa. Torna alla macchina a non sbagliare strada stavolta. Il problema è che quando ho un oggetto in mano non mi posso curare. Ah, è laggiù la macchina, neanche mi ero accorto. Ok, non abbiamo avuto troppi problemi. In pieno dannazione. Ok, a posto? Ok, non so quanti danni abbia subito la macchina. Vai dentro. Aspettate, avevo anche quello che mi permetteva di utilizzare. Aspettate, so cosa devo fare. Dove boia sei? Arc Dock. È quello che abbiamo sbloccato nella parte di video che avete visto all'inizio. Quindi questo mi dovrebbe curare. Sì, però consuma un sacco di batteria. Tanta batteria. Ok, la macchina è stata danneggiata, non ve lo nego. Però non abbiamo abbastanza energia. Devo raggiungere anche l'altra zona. Porca la miseria, l'altra zona. Corri, dov'è? Dimmi dove devo andare. Non la rileva? Ok, in quella direzione. Si è attivato per mezzo secondo. Dove poi è? Laggiù. Aspetta. Se è così tanto distante, no, torno a bordo dell'auto e lo raggiungo manualmente. Devo anche far benzina. Oh, sento un rumore brutto. Come se stesse una sorta di terremoto o qualcosa del genere. Non mi è piaciuto, ma proprio per niente. Ok, dovrei essere praticamente in parte. Oh, che casino, sta zona non la sopporto più. Spegniamo il motore, spegnimi il motore 5 secondi. Freno a mano. Grazie, molto gentile da parte tua. Casino, curati ciccio. Curati, dovrei essere più o meno giusto, vero? Sì, oltre quella collina. Continua a curarti. Sei pieno zeppo di cibo, mangiati tutto. Devi ingrassarmi di 841 kg. Oila, ci sono anche i rapitori. Che buccio di culo. Qualcosa ha attaccato l'auto, dannazione. Vabbè, non posso farci nulla. Prendi questa scappa. Vai via. Corri! Amen, se mi danneggiano l'auto, posso ricraftare qualunque parte in qualunque momento. Corri. Mi sto pigliando le peggio radiazioni. Wow, sì, è rimasta un po' danneggiata in effetti. Dopo prendo la fermocentrica. Vieni qua dentro. Oh, ok, direi che possiamo anche levare le tende. Fammi entrare, dal mio punto di vista. Oh, che casino la mia esistenza. Allora, come sapete molto bene, dobbiamo raggiungere probabilmente questa ancora qua giù. Ah, possiamo ritornare indietro senza troppi problemi. E voi direte, Lon, ma perché a sto punto non recuperi anche il resto dell'energia instabile? Allora, abbiamo con noi 2.8 unità di energia instabile, che non è niente male. Porca miseria, ragazzi, l'auto è messa male. L'auto è messa tanto male. Datemi mezzo secondo che recupero la fiammossidrica. Spera, riempiamo anche il serbatoio, che magari non ho abbastanza benzina per terminare il nostro viaggio. Sarebbe una gran bella fregatura. Ah, a posto, ho usato quello piccolo, della serie meglio che nulla. Sniacca dentro, prendimi la fiammossidrica. Ottimo. Ho visto che la parte frontale era rimasta danneggiata a livelli stratosferici. Il nuovo paraurti fa schifo al cocchio. Si deve essere Porca miseria, mi sono preso uno schizzo addosso. Ripara tutto. Tanto lo ricrafto, non è un problema. Vai. Ok, lo so, non sono messo bene nemmeno io. Guarda che roba, mi ha danneggiato tutte le fiancate dell'auto. Ok, qui ti sono a posto. Perfetto. Risgnacca dentro. Ok, sono tipo in fin di vita gioco. Oh, curami. Non puoi curarmi con un medikit. Ho capito che c'è il cibo, ma porca la miseria. No, non ci credo. Bastava parcheggiare 2 metri più in qua. Non c'è nulla qui. Mi sento super preso per il culo. Questo vuol dire che potremmo anche raggiungere effettivamente il prossimo punto. Tanto la zona è instabile, Lonino. Ti fai un piccolo viaggio in mezzo alla palude. Cosa vuoi che sia? Io ho le mie idee veramente molto, ma molto stupide. Ok, se stiamo all'esterno dell'area. No, ci sono praticamente qua
dentro? Ok. Pezzo di erba. Gli posso dare la scossa elettrica? Ha funzionato. No, mi ha rubato una portiera. Mi ha rubato una portiera il bastardo. Pezzente, ridammela. La mia portiera. La mia stracocchio di portiera. Ma... e adesso come faccio? Aspettate che continuo a curarmi nel frattempo. Ah, alleluia. Finalmente i kit medici quelli seri. Oh, wow. Nell'acqua di questa palude ci muoviamo molto, ma molto lentamente. Questo è poco, ma sicuro. Allora, parcheggiamo. Devo avvicinarmi un po' perché siamo ancora troppo distanti. Però la mia portiera, no. Ma dai, devo scoprire se posso recuperarla. Volete ridere, gente? C'era il ponte. No, non sto scherzando. C'era la maledettissima strada. E mi sarei anche evitato il rapitore di parti dell'auto. Ma dai, la mia stracocchia di portiera, però. Aspettate che vedo di riparare un attimino le parti danneggiate, almeno. Ma porco canaglia, oh, non me ne va giusta una nemmeno a pagarla. Guarda la mia auto, la mia povera cocchia di auto. Oh, mi sa che abbiamo una ruota bucata, vero? Sì, per mia fortuna dovrei avere un sealing kit. Sì, ottimo, ottimo. Dobbiamo avere tutta la potenza. Signora, non rompa le balle adesso, non è il momento giusto. Per favore, una giornata difficile per tutti. Aspetta, non era la signora. Ho visto adesso punti di domanda, mi si è attivata la radio. C'è una sorta di anomalia. Aio, spegnila. Ok, a posto. Questa non l'ho capita. Devo scoprire se posso recuperare la mia portiera. Magari dopo ci faccio un salto veloce veloce. Per adesso vediamo semplicemente di recuperare quell'energia e leviamoci dalle balle come non ci fosse un domani, perché appena tolgo questo si scatenerà la fine del mondo. Corri. Credevo molto peggio. Perfetto, 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 perfetto. Oh no, ok, ho cantato vittoria troppo presto. Si sta estendendo, si sta estendendo. Corri Lonino. Ce la faccio. Wow, c'è una struttura veramente molto bizzarra in quella direzione. Ah, a posto. Però la mia portiera, dai. Bastardi maledetti. Allora, proviamo ad avvicinarci un po' alla zona. Vediamo se posso. Dovresti guardare anche la strada, non solo la mappa. No, non posso andare oltre qua. Ho capito, stabilità perpetua, figlioli, ma è stupido correre ulteriori rischi. Andiamo in questa direzione e poi ritorniamo sulla terra. Wow, che cosa c'è stato? Cos'è stato? No. Cos'è sta roba? Cos'è? Oh, porca la miseria, sono bloccato. C'è qualcosa che mi sta danneggiando. No, cos'è sta poltiglia? No, sto cercando di tornare indietro, non ce la faccio. Auto? Ce la fai a svoltare? Grazie, molto gentile. Ma perché continua a svoltarmi di lato? Cosa sta accadendo? No, sta... porca la miseria. Devo attivare il coso, devo attivare il coso. Attivalo, attivalo. No, attivalo. Ok, vieni qua, fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua. Non ne voglio sapere nulla. Non ne voglio sapere nulla. Billy, mi hanno cavato parti dell'auto. Mi hanno rubato un'altra portiera, ma mi prendete in giro. Ma io vi denuncio, porco canaglia. Mi si è danneggiata anche una ruota. La odio sta zona. E siamo nella zona di mezzo, figlioli. Non è neanche la zona finale. Senti, al diavolo taglia per l'acqua. Ma ne frega nulla. Parto qualcos'altro. Oh no, passare per l'acqua è stato un errore veramente madornale. Ritorno sulla strada. Ritorno sulla strada. Dovrò fare le big riparazioni quando torniamo indietro. Senti le mie povere ruotine che vanno. Oh, vabbè, dettagli. Corri. Ci sono anche i vagoni del treno che possiamo ripulire. Qui è la strada, non la vedo nemmeno. Sono lungo la strada. Porca miseria, la sega circolare. Diciamo di sì, più o meno. Oh, la zona rossa si sta avvicinando anche molto più rapidamente del previsto. Eccola qua, ho trovato adesso la strada. Senti, tu corri e amen per le riparazioni. No, ce l'ho del piombo qua. Qualche miseria, potremmo recuperarlo. Ce la faccio, gioco. Sei giù di carburante, lo so. Importante è arrivare qua. Beh, è consumato troppo carburante per l'ultimo tratto. Wow, ci sono troppe cose che non conosciamo, gente. No, vi giuro. Ho capito, stai calmino. C'è l'auto che si comporta in maniera più strana del solito. Che sta accadendo? Zio, Billy, me l'hanno letteralmente dilaniata. Yeah. 3% di carburante. Oh no. Ah no, l'altra portiera c'è ancora. Pensavo l'avessero rubata. Però sì, direi che uno dei fari è completamente bruciato, dannazione. Che faccio? Lo metto qua dentro a farsi riparare? Io spero che lo sistemi in automatico, a prescindere. Per mia fortuna, credo. Qua dentro, forse. Sì, bravo Lonino. Avevo lasciato uno dei fari pronti all'uso in caso di necessità, ma prima del prossimo viaggio. Guarda, questa ruota è andata. Sealing kit, eccoti qua. Dicevo, prima del prossimo viaggio devo sicuramente vedere di riparare il tutto. E come cavolo ha fatto a danneggiarci così velocemente? Vorrei sapere di più su quelle anomalie che abbiamo incontrato. Ce n'erano troppe, vi giuro, ce n'erano veramente troppe. Signori, una cosa è certa, questo gioco si è complicato veramente un sacco. A posto.
Vedete che adesso si è riempito anche sopra. E la nuova pompa di benzina a essere così tanto veloce. Ci ha messo letteralmente mezzo secondo, Lonino. Ti stavi già dimenticando di riempire anche il tanicozzo extra, che purtroppo non posso ingrandire. È una gran fregatura e vabbè, ce lo teniamo e tanti saluti. Dagli anche un po' di 220. Ottimo, piccola stellina. 81% di resistenza residua. Porca miseria, sì che l'ho riparato 86 volte. Allora, vediamo un po' se la mia teoria è corretta. Dimmi che abbiamo sbloccato nuove scorciatoie. Sì, non è male. Quindi ora la destinazione finale la raggiungiamo attraversando solo due zone intermedie. È una bella comodità, figlioli, è una bella comodità. Ed inoltre questa ci permetterà anche di esplorare, casomai, altre aree in questa direzione, perché credo che ci converrebbe aumentare la nostra area di esplorazione in modo tale da conoscere tutta la zona circostante. Perché come ho detto, tante zone le abbiamo completamente ignorate. Guardate, qua c'è una super mega scorciatoia che ci permetterebbe di raggiungere la zona qui. Sicuramente ci sarà un altro accesso attraverso il muro, se dovessi scommettere. E siamo tutti d'accordo nel far finta che non mi abbiano rapito una portiera, così adesso devo rimettere la vernice e tutto. Peraltro, ragazzi, abbiamo sbloccato lo sfacelo di elementi estetici. Allora, datemi un secondo perché vedo di trasferirli direttamente qua dentro. Ottimo. In teoria, ora, se controlliamo all'interno di questo dispositivo, ah, vedete che abbiamo il volante fatto con la catena. No, fa troppo Mad Max. Preferisco onestamente la versione futuristica. Oddio, no, no, questa la devo vedere. Ah, datemi mezzo secondo, le modifiche vanno anche fisicamente installate. Ah, a posto. Perché sono entrato e c'era ancora il pianeta. Il problema è che non fa luce, accendimi la luce quindi. Non lo so, il pianeta era più d'impatto. Ribadisco, credo sia un riferimento a La Casa 3, se dovessi ipotizzare, molto probabilmente. Quindi rimettimi questo. Il castello al posto dello Starfighter. Ah, possiamo anche mettere il castello. Dai ragazzi, variamo un attimino. Alcune cose non faranno una grande differenza. Spud Light. Beh, volevo variare perché la stellina mi stonava un attimino. Cosa poi è? È una patata. È una patata con un LED. È una stracocchio di patata con un LED. Non sto scherzando. E no, così. Dov'è l'altra modifica che abbiamo fatto? Ah, ok. Il castello è qua davanti. Ma che cavolo. No, non ci azzecca nulla. Chi è che metterebbe un castello davanti? Ma perché avevamo una navicella spaziale prima? Davvero? Oh, zio Billy, non ci avevo fatto neanche caso. Beh, dona molto di più la navicella spaziale. Gente, stavo facendo una piccola prova. So che ho detto che voglio rendere l'auto decisamente molto più visibile dalla distanza. Però, cioè, non è che il rossa stia male. Ma, scusi, ho sbagliato io, porti pazienza. C'è abbastanza vernice per tutto il gioco, dice sì. Gli dà un po' più di personalità, eh. Poi, se vogliamo essere onesti, così nasconde le macchie di sangue del telone. E un po'. Non è malvagio. Aspetta, qua ho già dato il colore perché sono daltonico come la merda. Ah, ecco, mi sembrava strano. Ah, ecco, mi sembrava che c'era qualcosa che non tornava. Questo è il risultato finale. Bella rossa. Peccato per le striature qua, ma come ho detto non posso farci nulla. Mi piace. Eventualmente la possiamo fare d'oro. Come d'oro? In che senso d'oro? No, no, aspettate mezzo secondo, ormai sta minchiata, la porto a termine. Posso farmi l'auto dorata? Quanto? Oh mio Dio, è tanto dorata. Ma cos'è? Oh mio Dio, sono il più figo della zona contaminata. Ma spostatevi proprio una cifra al diavolo in rosso. Io mi faccio tutta l'auto dorata. E se facessimo dorata con le portiere rosse? Ci può stare, a mio avviso. Qui invece lo rifacciamo sempre dorato. Intendo i pannelli posteriori dorati, perfetto. Non mi dispiace. Come ho detto, rosso e oro direi che si sposa abbastanza bene. Poi sono daltonico come la merda, quindi mi devo fidare anche della vostra opinione. Se no, abbiamo sbloccato il blu, altro oro, marrone, nero, grigio. Crimson è un rosso scuro praticamente. Pensavo peggio. E dopo soli 10 minuti ho terminato le riparazioni, l'auto è pronta a ripartire. Tuttavia, figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Direi che abbiamo tirato anche abbastanza porchi, non so come andremo avanti onestamente. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi pigliate le peggio piogge acide. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!